nella prima versione per coro del 1867. Thank you.
Viennese sì, felice. Sfidiamo questi tempi e questa età. Questa sarebbe la cosa migliore da fare. A cosa servono i rimpianti? Meglio essere felici e stare allegri. Questo è il testo, per la verità non indimenticabile, di Joseph Weil, che accompagna Andersen in Blau und Donau, applaudito dal pubblico del Teatro Massimo Bellini di Catania nell'esecuzione diretta dal maestro Tomasz Biernacki. Sì, è piaciuta molto questa versione corale, certamente aggiunge anche solennità a questa esecuzione. Torniamo adesso, Giuseppe, al pipistrello. E al suo duetto dell'orologio. C'è appunto il protagonista, il conte Gabriel von Eisenstein, che cerca di conquistare la moglie. Entrambi sono travestiti e dunque l'uno ignora l'identità dell'altra, e Rosalinde riuscirà a carpire l'orologio del marito quale prova dell'infedeltà. Silvia Colombini ci regala un cambio d'abito dal color prugna, non era un viola, io contesto la tua idea, Giuseppe.